Salve a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale. Oggi ragazzi vi voglio portare 2-3 partite di Division Rivals, quelle che ci possono finalmente farci qualificare alla Foot Champion. Detto questo, andiamo in game e ragazzi lasciate 10 like se volete la live del Foot Champion. Eccoci qui ragazzi, siamo in game, come potete vedere, eccoci qua, progressi alla qualificazione, mancano 8 ore e 55 minuti e ci mancano ben 107 punti per qualificarci ragazzi. Questa è la nostra squadra, ancora non siamo riusciti a fare qualcosa, a migliorarla, perché adesso stiamo rifacendo dei crediti, ma prossimamente comunque faremo dei cambi, faremo delle migliorie a questa rosa. E niente ragazzi, ci becchiamo in game. Eccoci qui ragazzi, abbiamo contro una liga con un digno Foot Champion uscito oggi, praticamente del team of the week di questa settimana. Una bella liga buggata, speriamo bene ragazzi, speriamo bene. Eccoci qui in game ragazzi, speriamo ragazzi, speriamo. Subito metto sta. Eccoci qui partiti. Ragazzi, speriamo bene. Finalmente possiamo qualificarci alla Weekend League dopo 3 settimane di purgatorio. Subito un fallo abbastanza. Ragazzi, lo prendiamo subito. Quasi subito con Jimmy Vardy. Ragazzi, dura. Molto dura. Qua sono uscito con Fabinho e purtroppo non sono riuscito a intercettare il passaggio. Tosta ragazzi. Rodri! Ci ha provato Rodri. Per poco ragazzi. Proviamo questo calcio d'angolo a Bernardo Silva. Niente ragazzi, però ci stiamo riprendendo. Stiamo attaccando. Ancora sbaglia l'avversario, però recupera ragazzi. Mi sono veramente molli. Molli, ma veramente molli. Qua sbaglio l'anticipo con Militao e prendiamo il 2-0. Te la fa ragazzi, veramente tosta a giocare. Non siamo nemmeno a venerdì e già il gameplay è veramente duro. Cioè a me sembra che l'avversario vada a 300 all'ora e io invece non mi muova di un centimetro. Io l'ho data quella palla, l'ho data. E per fortuna che arriva la palla a Bernardo Silva. Per fortuna. Ragazzi, la recuperiamo, proviamo a recuperarla per fare un po' di gioco. La faccio muovere ancora lui. La palla per Gabriel, grandissima palla di Gabriel Jesus, anzi no, grandissima palla di Felipe Anderson e gran gol di Gabriel Jesus. Attenzione però, ottima giocata qui del mio avversario no, l'ha fischiato dopo, lo vorrei rivedere ragazzi, per me non è calcio di rigore per niente. Non lo vorrei rivedere. No, Rodri, ma che cazzo fai Rodri? Harry Kane, tra l'altro appunto già da un minuto, è bravo, la sbaglia e finisce il primo tempo ragazzi. Ci becchiamo subito col secondo tempo. Tiro ragazzi di Gabriel 1-2. Gabriel no, Gabriel Jesus, cosa si mangia ragazzi? Che si è mangiato Gabriel raga, mamma mia. Non è fuori gioco. Wijnaldum, Georgino Wijnaldum, 3-2. Ragazzi, io non metto la formazione 4-1-4-1 perché lì è dove abbiamo messo due gol. Io adesso mantengo questo assetto assolutamente e provo a chiuderla ragazzi, che come sappiamo qua non è mai detto niente su FIFA, specialmente nelle Division Rivals. Gabriel dalla meglio, ma finisce qui 3-2 in rimonta ragazzi. Che partita, ci prendiamo questi 50 punti e andiamo avanti. Uff, stata dura ragazzi, ci becchiamo nella prossima partita. Ragazzi, siamo saliti livello 3 nella divisione 5 e come vedete ragazzi abbiamo preso 65 punti.
ne mancano solo 42. Ragazzi, andiamo subito nella prossima partita e speriamo bene, ragazzi. Eccolo qui il nostro avversario, anche lui una Premier League mista con Sergio Ramos. Penso che questa sia una bella sculata, non l'ha voluto non mettere in squadra Sergio Ramos. Tra l'altro ha Pukki, Moura, Gabriel Jesus e Rashford lì. Ragazzi, è dura, eh. Io parto però direttamente col 4-2-3-1, perché col 4-1-4-1, ragazzi, non va, non va. Scusate ragazzi se sono stato zitto, ma ero troppo concentrato. Lì Felipe Anderson ha rubato una splendida palla sull'esterno, penso che ve l'abbia fatto vedere. E poi è andato dritto dritto e poi passaggio al centro per Wijnaldum. Un po' indietro, ma Wijnaldum è arrivato, ragazzi. Mezzo passo verso il FUT Champions. Fine primo tempo, io penso che vi abbia messo questo primo tempo solo il gol e questo tiro all'ultimo sul calcio d'angolo al 45esimo di Wijnaldum, che ci ha provato per la sua doppietta personale. Ragazzi, primo tempo dopo il gol praticamente tutto possesso palla, gioco a centrocampo, recuperi contro recuperi. Questo è stato il primo tempo, partiamo subito col secondo. Non ci credo, non ci credo a prendere gol così, non ci credo, non ci credo ragazzi, una partita quasi dominata, non ci credo, non ci credo, l'ho sbagliato, l'ho sbagliato, l'ho sbagliato, ho difeso malissimo qua, Alisson mi ha salvato in un paio di circostanze, giustamente, tira tira, poi lo becchi. Vabbè ragazzi, che cazzo però, pareggiarla così come sempre, va giù come sempre, meritavamo assolutamente, dovevo fare qualche cambio, anche se comunque lui i tre tiri suoi l'ha fatti però. Vabbè, ce la teniamo ragazzi, ci becchiamo subito la terza partita, io mi voglio qualificare assolutamente ora. Eccoci qui ragazzi con la terza partita. Mamma mia, forse FIFA qui ci sta dicendo ti devi qualificare. Forse FIFA Però non sono tanto sicuro, raga, io ho paura di queste squadre. Ho paura di queste squadre. Bernardo Silva! No, ottimo cross. Qua Fabinho cosa ha fatto, ragazzi? Ma boh, io non lo so, cioè. Fabinho cosa ha fatto là? Se l'è guardata, se l'è guardata. Un attimo, non sto capendo niente, ragazzi. I miei giocatori stanno andando dove vogliono loro. Stanno andando dove vogliono loro. Io non sto facendo niente. Non sto facendo niente. Porco cazzo. Guardate qua. Yokozlu, raga, Yokozlu. Yokozlu mi ha vinto. Non ci moro pure affogato. Mi ha vinto due contrasti a centrocampo. Yokozlu. Ma chi è Yokozlu, raga? Cioè, come facciamo a dire che questo gioco non è scriptato? Cioè, ma lui può essere bravo quanto vuole, ma i miei non fanno quello che dico. Non fanno quello che dice. Questo mi ha fatto doppietta, raga. Cioè, si è preso palla a centrocampo con due rimpalli. C'ha 68 di velocità, raga. Cioè, è assurdo. È Sevilla, centrocampista centrale. Prima mi stava sulla fascia a prendere Alex Telles di fisico. Di fisica e non solo. Ma vaffanculo, va. Raga, io non ci sto quando vedo queste cose. Cavo subito fuori Silva perché cioè avevo zero proprio, domani farò carte false per comprare chiunque altro oltre di me. Qua chi ha detto a Cancelo di uscire? Mamma mia, ancora avevo tirato palle, ancora la palla da loro. Cioè, non so se sto guardando, non so se sto guardando.
Ancora, guarda, ma è entrato Mertens, è entrato Mertens, è entrato Mertens. Poi tra l'altro già ammonito, quindi già c'era dentro. È incredibile, raga, incredibile. Assurdo, assurdo. 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 Scusate, ma tipo, qua invece di cambiarmi Fabinho mi dà ancora Cancelo e mi fa uscire il pallone fuori, ragazzi, assurdo a perdere. Io l'ho detto prima della partita, io l'ho detto prima della partita, io l'ho detto prima della partita che dovevamo stare attenti a questo. E lui la prende uguale. Intanto Mertens, sì, Mertens, sì, vince di fisico, giustamente, sì, giusto, 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 giusto. Ragazzi, scandaloso veramente. Andiamo direttamente alla quarta partita. È scandaloso che io sarei, cioè, sono dovuto arrivare alla quarta partita. E non è nemmeno sicuro che io arrivi alla quarta partita e riesca a qualificarmi. Ragazzi, sono in un'altra partita perché lì ho sbroccato, ho quittato, vabbè, ho quittato e non mi ha dato i punti e quindi giustamente sono qui per fare un'altra partita e becco un 187 contro, mi sembra It's giusto. yours with mine. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme. Mamma mia, non ce la faccio più. Aveva parato anche questa, aveva parato anche questa. Ma cosa devo fare per fare gol? Cosa devo fare per fare gol? E vai, Giorgino. Ma che c'è? Io non lo so. Inizio il primo tempo, ragazzi, 1-1. 5-4-8-5. Dura, andiamo al secondo tempo. E lo vinciamo, rimpallo, ma vaffanculo, va. Ma vaffanculo, va. Raga, è appena una volta pure io, però, cioè, quanti gol mi avete visto fare in questo, cioè, in questo video? Tre. E che cazzo, cioè, voglio dire, boh. Vabbè, ma tanto come veniamo il Kiko Fliccio, cioè, è nell'aria, è scritto, eccolo qua. Cucchi di diagonale, mamma mia. Raga, io l'ho detto, questo non è mai, non ce l'ha, c'è solo la squadra. Beh, a me non mi interessa, l'importante è che mi sono portato i punti a casa. Eccoci qui ragazzi, qualificazione FUT Champions pronto per riscattare. Meno 5 punti abilità, ci sta ma non mi interessa un cazzo. Va bene così. Sono salito anche a livello 2 della divisione 5, questo mi fa ancora più piacere. Ragazzi, vado a riscattare, riscatta ora. Finalmente Weekend League, prendiamo anche l'achievement. Ed eccoci qui ragazzi per l'outro. E niente ragazzi, questo video non so cosa sarà uscito, sto registrando da 1 ora e 17. Non so cosa sia uscito, sicuramente ci sarà tanto sclero da parte mia. Ci sono volute 4 partite eppure con 2 sole vittorie riuscivamo a prendere i punti necessari per riscattare la Weekend League. E FIFA invece si è messo e ha messo lo zampino per romperci le scatole. E il video finisce qui, ragazzi. Vi ricordo 10 like per una live del FUT Champions dove si sclererà assolutamente al 100%. 10 like e al prossimo video, ragazzi. Ciao ciao.